Inizia il secondo tempo, parte Della Monaca, battuto il calcio d'inizio, si riparte. Abbiamo menzionato prima l'arbitro Francesco Quattrini di Ancona, arbitro di grande esperienza. Difficile palla di Della Monaca che aggancia e tira, traversa. Ottima azione, ma palla che si infrange sulla traversa. Rimessa laterale molto pericolosa per Romano, che però sfrutta veramente molto male. Difensiva. Brutta difensiva della Monaca. L'opportunità da lontano per Romano, che sfrutta molto bene, attenzione, occasione. Gol, clamoroso gol, palo, portiere e autorete di Della Monaca. 1-1, partita completamente ritornata in equilibrio. Dopo soli un minuto e mezzo del secondo tempo, Romano riagguanta un pareggio ben costruito peraltro. Ottima difensiva. Altrettanto ottima la risposta, non va, qualche errore di troppo della Monaca, come peraltro prima di Romano. Occasione, un contropiede che però si infrange su un tocco maldestro. Attenzione, azione pericolosa. Ottima azione. Cambio palla perché l'attaccante ha toccato un omino prima di andare a colpire la pallina, quindi c'è il cambio palla. Rimessa laterale un po' così qui dalla Monaca. Molto costruita a centrocampo, difesa schierata, difficile trovare spazi. Beck in difesa, in posizione di una mossa difensiva un po' estemporanea. Manca la pallina della Monaca, recupera la pallina Romano che riparte. Fascia abbastanza scoperta, ma buona difensiva per recuperare la chiusura. Ma tante soluzioni per Romano in attacco. Buonissima occasione per Romano, centrale, vediamo come la sfrutta e c'è il gol, forse in vantaggio Romano, Trento 2, Conegliano Veneto 1, per rifarci al derby. Calcio di punizione.
una risposta immediata però della monaca, con una buona occasione. Attenzione, parata di Romano, ben posizionato, tiro piuttosto telefonato da parte della monaca, che non sfrutta bene un'ottima azione di rimessa. Manca una pallina incredibile Romano. Buona possibilità ora, al volo, entra fuori. Non va. Ottima azione. Ma imprecisa, molto difficile l'ingresso al volo, laterale peraltro. Ricordiamo Romano 2, della monaca 1. Calcio di punizione, errori incredibili di Romano in questa fase. Fascia laterale destra completamente sguarnita, ma ottima chiusura di Romano. Vediamo l'arbitro cosa decide. Cos'è? Sempre tuo, nessuna mossa perché è nostra. Grandissima sportività da parte di Romano, che segnala il fallo che l'arbitro non aveva visto data la velocità dell'azione. Calcio di punizione, vantaggio della monaca, calcio di punizione, back, l'arbitro chiama back. Ottima occasione per Daniele, che guadagna un calcio d'angolo. Ben posizionato, molto difficile il tiro d'Italia da quella posizione. Ma che cacchio che bisogno hai di far così? Che bisogno è? Un errore incredibile ancora di dalla monaca. Fase un po' imprecisa dei due ragazzi. Buona occasione, ottima occasione. Si entra sicuramente in velocità. E c'è il 3-1. Ottima azione di contropiede di Romano, che non lascia scampo alla monaca. Più rilassato Romano in questo momento, il vantaggio di due reti a 6 minuti dal termine della partita. Ancora l'opportunità, attenzione, difensiva lunga, back. Troppo nervoso in questo momento della monaca, occasione clamorosa per Romano per allungare ancora di più. Non va. Fondo, palla alta, sopra la traversa. Aggiornamento risultati sugli altri campi. Torboli 0-0 con Dino, Torano Valestrieri 2-0, Romano 3-1 con della Monaca che stiamo seguendo, e Torano vince con Giselli 1-0. Torniamo sulla nostra partita. Cambio. Molto nervoso in questo momento della Monaca, sta giocando non come solito, diciamo così. Niente.
occasione importante, vediamo se la sfrutta, non va, molto difficile ora risistemare, ma palla per Della Morra. Grande batteria d'attacco per Della Monaca, deve recuperare due gol. Molto ben realizzato il pressing. Attenzione, occasione. Peccato, rimpallo della palla e cambio, recupera la palla, non c'è difesa, clamorosamente sbilanciato Della Monaca, vediamo occasione ancora per Romano, traversa e palla che torna nella disponibilità di Romano. Di squadra, Trento sta vincendo su Conegliano per 3-1, Trento raccontato da Romano e Conegliano da Daniele Della Monaca. Un po' difficile la partita, 2 minuti e 50 al termine, buona difensiva, errori ormai un po' continui della Monaca che, ripeto, non sono usuali per la qualità del ragazzo. E altra opportunità un po' difficile da lontano per Romano, ma nelle sue corde, non rischia il tiro, tenta un aggancio, ma va. Occasione per Della Monaca, ha solo un tiro da lontanissimo, o forse un aggancio, no, tira, non va, manca la pallina, non è ancora che momento poco tecnico, diciamo così, della partita. 3-1 per Romano. Troppi errori della Monaca comunque. Buonissima occasione, cambio, clamoroso, e allora. Tiro. Parato. Molto impreciso in difesa Daniele in questi ultimi 10 minuti. Parata, ottima azione, ottima risposta di Della Monaca. Lancio impreciso, palla che resta in campo nonostante sia quella veramente difficile. Ma Romano, con buonissima qualità, tiene la palla in campo e no, non va. L'occasione per la Monaca troppo lenta. Incredibile errore. 3 secondi, alla fine, partita finita. Stretta di mano tra i due giocatori, vince il derby del Triveneto.
Romano di Trento su Daniele Dalla Monaca di Conegliano. Grazie ragazzi per averci seguito fino adesso, a dopo.